Avvenire per dare più voce alle parole. Benvenuti a Dentro l'Avvenire, il podcast sui grandi temi dell'attualità con i giornalisti del nostro quotidiano. Sono Francesco Ognibene e oggi ci occupiamo di un tema che sta certamente a cuore a tutti: come vivere bene, nel senso di stare bene, in salute, possibilmente affrontare lo scorrere del tempo avendo a cuore anche il proprio benessere, con l'effetto di invecchiare in armonia con il proprio organismo, persona e corpo insieme. Lo facciamo in compagnia di uno scienziato molto conosciuto, che si è sempre occupato di questo tema, che è anche un testimone diretto di come si invecchia bene. Benvenuto con noi, professor Silvio Garattini. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Professor Garattini ha appena scritto un libro che ha suscitato subito il nostro interesse, che parla proprio di questo, cioè vivere bene, l'attività fisica, cosa, come, quanto, quando e perché. Con una domanda diretta, professore, c'è un segreto per vivere bene e in salute? Qualche indicazione che può dare a tutti a qualunque età? Non ci sono dei segreti, ma ci sono delle probabilità. Quanto più uno osserva le buone abitudini di vita, tanto più ha probabilità di avere una buona durata di vita in condizioni di salute. Questo dipende da quanto prima si inizia e da quanto si è costanti. Sono sempre probabilità, non c'è mai la certezza. Bisogna tenere presente che il mercato, soprattutto il mercato della medicina, che è un mercato in grande crescita, è in conflitto di interessi. Quanto più ci sono buone abitudini di vita, tanto più il mercato rischia di non poter crescere come vorrebbe. Perché le buone abitudini di vita diminuiscono le malattie e al tempo stesso diminuiscono il consumo di farmaci, le ospedalizzazioni. Pensiamo che abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici che avranno poi complicazioni di tipo visivo, di tipo cardiovascolare, di tipo renale, che avranno un grande impatto sull'attività del Servizio Sanitario Nazionale. Il 40% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone all'anno di tumore in Italia. Quali sono queste buone abitudini di vita, diciamo, quelle che puoi indicare o suggerire? Le conosciamo tutti, ma non le seguiamo. Basti pensare che abbiamo ancora 12 milioni di fumatori. È un fattore di rischio per ben 27 malattie, molte delle quali a cui non si pensa. Per esempio, la cataratta è un problema che dipende dal fumo, perché il fumo va anche agli occhi. L'artrite reumatoide dipende, ha come fattore di rischio il fumo. Naturalmente non soltanto i tumori, ma anche l'infarto cardiaco e l'ictus cerebrale. L'alcol è un grande problema, perché attualmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che l'alcol è cancerogeno. Se è cancerogeno non c'è soglia, dovrebbero seguire le stesse regole che seguiamo per le sigarette. Non è che facciamo il festival della sigaretta, però continuiamo a fare il festival del vino d'otto. Poi invece abbiamo le cose più di tipo positivo: camminare, muoversi, far movimento è molto importante. È necessario fare almeno fra i 150 e i 300 minuti di movimento alla settimana. Passeggiare guardando le vetrine non è movimento, bisogna un po' avere il fiatone, come quando si fanno le scale, avere un maggiore battito cardiaco, questo è il movimento che è efficace. Poi dovremmo toccare tutto il problema dell'alimentazione. Noi siamo quello che mangiamo. L'alimentazione dovrebbe avere due caratteristiche. La prima è quella di essere varia. Non mangiare sempre la stessa cosa, perché questo è il modo per avere tutti i micro e i macronutrienti che sono necessari per il nostro organismo. Questo è importante anche perché i cibi sono spesso contaminati, quindi se mangiamo sempre la stessa cosa accumuliamo un determinato contaminante.
e poi moderata, il che vuol dire mangiare poco. Mangiare poco è certamente uno dei principali fattori di longevità. Lei, professore, è un esempio di invecchiamento attivo. In generale, come si invecchia in modo attivo e in salute, come lei testimonia? Non fermarsi nelle proprie attività, mantenere i rapporti sociali, mantenere attivo il cervello. Se si va in pensione, avere degli hobby, avere dell'attività volontaria, fare il volontariato. Fare quello che si vuole, ma continuare a lavorare, continuare a tenere attivo il cervello, non fermarsi, anche se fisiologicamente si tende a perdere un po' la memoria, si tende a essere meno efficienti, non preoccupiamoci, andiamo avanti, cerchiamo con la volontà di lavorare, di fare, di non fermarci. Questo è uno dei punti fondamentali. Lei, da studiosa dei farmaci, ha sempre avversato una certa tendenza di ricorrere a prescrizioni e consumi di medicinali che giudica eccessivi. Perché? Questo è quello che fanno normalmente i medici. Qui dovremmo aprire tutto un altro fattore di rischio di cattivo invecchiamento, perché se guardiamo gli anziani, troviamo anziani che prendono anche 15 farmaci al giorno. Neanche l'intelligenza artificiale ci può dire che cosa succede mescolando nell'organismo così tante sostanze chimiche. Questo è il trionfo del mercato, perché chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida? Chi vende? Chi sostiene le società anche degli ammalati? Chi vende? E gli ordini dei medici dovrebbero urlare per chiedere una informazione indipendente. Non c'è. Per esempio, gli italiani spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che fanno bene a chi li vende. Ecco, professore, un paese come il nostro che invecchia rapidamente, di che decisioni ha bisogno? Se lei fosse chiamato a governarlo, che decisioni prenderebbe in base alla sua esperienza? E mi caccerebbero dopo 15 giorni, quindi è bene che questo non succeda. Le cose da fare, anche queste le sappiamo. Siamo il paese che ha un prezzo delle sigarette molto molto basso. Se noi invece dei 5 euro circa per pacchetto mettessero 10 euro per pacchetto, diminuirebbe molto il consumo e migliorerebbe la salute della gente. Poi dal punto di vista generale, per il Servizio Sanitario Nazionale ce ne sono due fondamentali. Una riguarda il territorio. Ormai dobbiamo riconoscere che le cose sono molto cambiate nella medicina. Una volta avevamo dei meravigliosi medici di medicina generale, medici condotti, medici che venivano a casa, i medici con cui si interagiva. Oggi la medicina è diventata straordinariamente complessa e non è più possibile che un medico possa fare tutto da solo. Quindi bisogna creare le case di comunità dove mettere insieme 20-30 medici che lavorino insieme con i pediatri, con i geriatri, con i psicoterapisti, con i fisioterapisti, con delle apparecchiature, con la telemedicina. Devono essere le strutture che rispondono di più alle necessità della popolazione, perché la gente va al pronto soccorso non perché si diverte, va al pronto soccorso perché non trova niente sul territorio. E poi l'altra cosa che va cambiata sono gli stipendi dei sanitari e degli infermieri, perché i nostri stipendi sono largamente fra i più bassi d'Europa e quindi continuiamo a perdere gente che se ne va all'estero dove è pagata meglio, dove è trattata molto meglio, non solo per il pagamento, ma perché una infermiera che in Italia prende 1.400 euro al mese, se va in Belgio ne prende 2.500, ma ha un asilo nido in ospedale, e questo cambia completamente la vita delle persone. Grazie professore, la ringraziamo di cuore. Grazie a lei. Come sempre concludiamo la nostra puntata con un consiglio di lettura. Oggi è praticamente obbligato, si potrebbe dire, il nostro ospite Silvio Garattini ha appena pubblicato Vivere bene, l'attività fisica, cosa, come, quanto, quando e perché.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione, il vostro ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo podcast Dentro l'Avvenire. Dentro l'Avvenire è una serie podcast di Avvenire, a cura di Marco Ferrando, Alessandro Saccomandi e Chiara Vitali. Supervisione a cura di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Maria Gomiero. Per Avvenire, direttore Marco Girardo, vicedirettori Marco Ferrando e Francesco Riccardi.